Nasce Faenza Coraggiosa. Dopo l'esperienza nell'ultima campagna elettorale faentina, le forze di sinistra hanno iniziato a discutere per concretizzare a lungo termine l'impegno messo in campo per le amministrative. Costituitasi nella serata di venerdì, Faenza Coraggiosa non è un partito, è un'associazione culturale e politica che porterà avanti i temi affrontati nei mesi scorsi. Eletto il consiglio direttivo, presidente Antonio Bandini, assessore durante le due amministrazioni Malpezzi, vicepresidente Catherine Lowe, espressione del mondo giovanile e delle associazioni che hanno abbracciato il progetto in vista del voto dello scorso settembre. Al loro fianco una serie di tavoli di lavoro per abbracciare tutti gli aspetti della realtà cittadina. Si basa innanzitutto sul punto principale che ci ha mosso quando abbiamo cominciato a lavorarci nella primavera del 2020, cioè quello di generare l'unità nei perimetri della sinistra faentina e non solo, perché l'orizzonte grande di Coraggiosa è quella di ricreare un progetto culturale di analisi, di studio, di progetto per la città che interessi tutto il centro-sinistra. Abbiamo bisogno di essere uniti, di essere in tanti, perché le problematiche che viviamo adesso e la necessità di ideare una via d'uscita da questa pandemia hanno bisogno delle intelligenze migliori e per farlo dobbiamo stare tutti insieme. Noi abbiamo allargato il dialogo della nostra associazione a tutto il movimento dell'associazionismo, a tutte le persone organizzate meno, avendo solo come passaporto la richiesta di aderire ai tre punti fondamentali. Faenza Coraggiosa è una lista ecologista, progressista e solidale. Questi secondo noi sono i tre pilastri sui quali bisogna costruire, ricostruire l'azione culturale dell'associazione e un po' della politica in generale, e sono quelli sui quali ci vedrete più impegnati. Abbiamo cominciato anche l'altra sera in Consiglio Comunale esponendo il nostro punto di vista sulla situazione sanitaria in maniera secondo me molto precisa, molto adatta, molto coerente con quello che ci sta capitando. Un'analisi seria e anche l'individuazione di alcune strade di lavoro che abbiamo chiesto, insomma, che siano prese in considerazione da parte dell'amministrazione comunale. È un momento importante perché finalmente ridiamo voce e spazio a un sacco di persone che ultimamente si erano un po' allontanate dalla politica. È una lista molto giovane, molto competente, con dentro tante storie e tanti punti di vista. È un po' la nostra ricchezza, quello di avere una visione grande, una visione complessa dei problemi e delle possibili soluzioni che possiamo dare alla nostra comunità. Siamo molto contenti, una grande partecipazione, ieri sera eravamo più di 100, abbiamo aperto la campagna tesseramento da poche ore, siamo già a più di 80 iscritti, abbiamo bisogno di tanti faentini, è un progetto aperto, inclusivo, e assolutamente abbiamo voglia e curiosità di ascoltare i punti di vista dei nostri cittadini faentini. Qual è il rapporto con Verdi e Movimento 5 Stelle, che facevano parte della coalizione di Massimo Iso? Anche questo è un tema sul quale abbiamo lavorato e mi viene da dire che abbiamo anche anticipato quella che è stata poi una tendenza nazionale, quella di un dialogo tra le sinistre, un dialogo tra quei perimetri sociali e culturali che hanno interesse su quei tre pilastri di cui vi parlavo prima. Abbiamo iniziato subito il dialogo, fin dalla primavera scorsa, col Movimento 5 Stelle e con il Partito dei Verdi, creando quella che è stata un po' battezzata la piccola coalizione. Abbiamo costruito un programma di governo che abbiamo dato a Massimo Isola insieme e adesso stiamo continuando a lavorare strettamente coesi sui temi di governo della città. È un po' la natura di Coraggiosa, quella di essere uno stimolo, di essere la gente che genera unità. Quindi è un rapporto molto stretto, molto intenso, è un periodo di trasformazione per tanti, anche per il Movimento 5 Stelle. Noi siamo qua pronti a lanciare idee, pronti a ascoltare i pensieri che vengono da tutto il perimetro del centro-sinistra. Ci sono delle priorità sulle quali vi concentrerete su Faenza? Noi siamo un'associazione culturale e politica e quindi pensiamo fortemente una cosa, che per esporre un punto di vista su alcune tematiche, citavo prima l'esperienza e il tema della pandemia, dell'emergenza sanitaria, noi abbiamo passato questi mesi a studiare. Questo è un tema che a noi sta a cuore molto, cioè quello di prendere consapevolezza delle tematiche che ci sono. Ce ne sono tante, sicuramente la ricostruzione del mondo post-Covid avrà bisogno delle energie culturali di tutti. Questo è il tema che ci interessa, quale lavoro avremo
in quale ambiente abiteremo e come sarà la modalità anche di partecipazione dei cittadini alle dinamiche della vita pubblica. Questo ci interessa molto, riattivare le coscienze, prendere sotto braccio i delusi della politica e raccontare in maniera seria e propositiva che esiste una possibilità di prendersi cura dell'ambiente generando lavoro. Questo è il vero tema che ci appassiona. Con la grande considerazione che sta alla base di tutto, vogliamo fare queste cose non lasciando indietro nessuno, quindi anche i temi del welfare, della solidarietà, dell'inclusione e della possibilità di costruire un modello sociale che permetta la crescita comune di tutti i cittadini faentini, di quelli che sono nati qua e di quelli che hanno deciso che Faenza è una tappa del loro progetto di vita.